Bentrovati amici rossoneri alla prima puntata della 7 Second Challenge 10 Milan. Oggi siamo con due ospiti, abbiamo Valentina Giacinti e Valentina Bergamaschi, del numero 9 e il numero 7 della nostra squadra femminile. Come va, ragazze? Tutto bene, grazie. Molto bene, grazie. Vi anticipo che oggi vi sfiderete in questi 3 round, vi farò delle domande e avrete soltanto 7 secondi per rispondere. Allora, primo round, Berga, comincio da te. Hai 7 secondi per dirmi l'11 titolare del Milan femminile. Via! Porenciova, Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri... Il punto non te lo possiamo dare, mi dispiace. Allora, tu avrai 7 secondi per indovinare quello che Berga ti imiterà. 1, 2, 3, via! Sono io! Vai, allora, punto per te, Vale. Hai 7 secondi per fare una barca con quel foglio. Via! Bravissima, bravissima, il caso è scaduto, ma sei stata in grado, complimenti, nonostante l'inizio con una defiance. Hai 7 secondi per dirmi 7 leggende del Milan, via. Maldini, Van Basten, Massaro, Kakà. Tempo scaduto, niente. Le ultime 3 serie TV che hai visto, via. Casa di Carta, Riverdale e... Le ragazze del centralino. Bellissima. Devo dire che fino a questo momento Berga sta comandando. Vale, lasciatelo dire. Torno da te, è il tuo turno. Puoi recuperare con questa domanda. Hai 7 secondi di tempo per dirmi una frase di senso compiuto che abbia all'interno Guns. Vai. Posso andare a cena a Mr. Guns? Ok, ok. Ti posso assegnare il punto? Berga, tu hai 7 secondi di tempo per elencarmi 7 tipi diversi di frutta. Via! Arancia, pera, mela, limone, fragola, ciliegia. Quanti ne ho detti? Niente. Niente punto. Atene, Vienna, Istanbul e Monaco sono 4 fermate dell'Oriente Express. Cosa hanno a che fare queste città con il Milan? Via! Le finali di Champions. Vai, punto per te, Vale. Ok, ok, stiamo risalendo e siamo alla rimonta di Giacinti. Così, ok. Tu hai 7 secondi di tempo per elencarmi 3 animali che hanno o possono avere il manto rosso. Volpe, cane, gatto. Vale. Adesso tu hai 7 secondi di tempo per descrivere il Milan senza dire club, rosso, nero o diavolo. Il Milan è passione, orgoglio e bellezza. Ok. Allora hai 7 secondi per cantarci cosa hai fatto oggi. Sono andata al campo con la mia macchinina, ho fatto allenamento e ho corso e sudato tanto. Ok, senza dubbio il punto è tuo. Oh, questo ho vinto proprio a mani basse. Allora Vale, adesso hai 7 secondi di tempo per dirmi 3 anni in cui il Milan ha vinto una coppa. Nel 94. Un solo anno sei riuscita a dirmi in 7 secondi, senza dubbio questa non te la posso dare, mi dispiace. Allora Berga, tu adesso hai 7 secondi di tempo per dirci 5 cose che fai ogni giorno, via. Mi alzo, faccio colazione, vado al campo, mi alleno. Non te lo possiamo dare, mi dispiace. Adesso hai 7 secondi di tempo per recitarmi lo scioglilingua che fa. No, no.
Se il vescovo di Costantinopoli si disarcivescovis costantinopolizzasse, di disarcivescovis costantinopolizzereste voi? Se il vescovo di Costantinopoli vescovinizzava, non lo so, è difficile. Cos'è? È finito il primo round, per la vostra gioia. Ragazze, siete incredibilmente pari. Olè! In questo momento siete pari. Ve la giocate col secondo round, adesso che siete calde. Proveremo a capire quanto ne sapete l'una dell'altra. Allora, cominciamo con le domande. Berga, comincio da te. Dimmi due cose che non sappiamo di Giacinti. Ama il suo cane, Sid, e ama tanto suo nonno. Ok, ok. Dirci una cosa che non manca mai nella borsa di Berga. Non gli manca il gel. All'ultimo sul filo del rasoio, ma te lo do. Ok. Berga, 7 secondi di tempo per dirmi qual era il numero di maglia di Vale prima del 9. Via. 19. Hai 7 secondi di tempo, Vale, per dirmi il nome dell'animale domestico di Berga. Al cane che si chiama Trilli come il mio. Mi devi dire in 7 secondi quanti tatuaggi ha Vale. Via. 7. 5. Avevi sbagliato, ma prima dello scadere del tempo hai detto il numero giusto. Allora, Vale, adesso tocca a te. Mi devi dire in 7 secondi il giorno in cui è nata Berga. Via. 22 gennaio del 97 di Aquario. Ragazze, qua siete molto ferrate, vi trovo molto ferrate su questo argomento. Berga, in 7 secondi mi devi dire un'altra passione di Vale. Via. Tarra. E Vale conferma. Sì, ho anche il basket in sala giochi. Vale, tu in 7 secondi mi devi dire il cibo preferito di Berga. Boh, mangia tutto, pizza, sushi, tutto. Non c'è una cosa particolare, giuro. Io mangio tutto veramente. Berga, tu in 7 secondi mi devi dire il nome del paese d'origine di Vale. Via. Borgo di Terzo. Era difficile. Vuoi dire Vale, qual è il nome del tuo paese d'origine? Di nascita, Trescore in Balneario. Vale, il nome del gruppo musicale preferito di Berga. Gruppo musicale. Le possiamo dare? Sì. Come si chiamano i fratelli di Vale? Via. Davide e Luca. Allora, dunque, facciamo il conteggio di questo round. Ragazze, ma siete di nuovo in parità. Ok. Dunque, secondo round pari. Ve la giocate praticamente tutta quanta sul terzo round. Per questo terzo round vi chiedo di alzarvi in piedi. Ora, la sfida che vi coinvolge adesso dovete farla contemporaneamente. Ciao, se abbiamo palleggiato ha perso. Adesso io farò partire il tempo. La prima sfida è fare almeno 5 palleggi. 3, 2, 1, via. Fatto! Sempre di palleggi si tratta, ma avete 7 secondi per fare almeno 5 palleggi con le ginocchia. Adesso almeno 5 palleggi di testa. Dovete tenere la palla in testa il più possibile.
Non stai scherzando. Vale ha spaccato in questa qua, cioè il punto lo soltanto a Vale. E l'ultima, ragazze, l'ultima sfida: fare almeno 5 flessioni in 7 secondi. Almeno non 5, ho detto almeno 5. Ah, io mi sono fermata a 5. Appunto. Mi dispiace, a questo punto è di Berga. Chi si aggiudica quest'ultima domanda vince la challenge. Vai. Okay. Allora, la frase è: se ti è piaciuto questo video, continua a seguirci sul nostro canale YouTube. Berga, vai, comincia tu. Se ti è piaciuto questo video, continua a seguirci sul canale YouTube. Ti aspettiamo. Ok, ottima interpretazione di Bergamaschi. Giacinti, per vincere devi fare di meglio. Vai. Via. Se ti è piaciuto questo video, continua a seguirci sul canale YouTube. Forza Mila. Attenzione, attenzione, attenzione. Mi vedo costretta a rivedere il punteggio finale con la VAR e dico che per l'attaccamento alla maglia vince questa challenge Valentina Giacinti! Brava Vale! Amici rossoneri, noi vi salutiamo, questa è la fine della prima puntata della 7 Second Challenge di AC Milan, ci saranno molte altre coppie nelle prossime puntate, a presto! Ciao a tutti i tifosi rossoneri, ci vediamo presto, un grande abbraccio! Ciao! A presto, un abbraccio!